Ok, quei ribelli di merda mi hanno attaccato un edificio molto importante, quello della pietra, che ora avrò degli introiti, diciamo, meno interessanti per colpa di questi ribelli che ora andremo a eliminare una volta per tutte. Quando, per esempio, vi faccio vedere. Ah, ok, è scappato. Ora lo andiamo a riprendere. Ecco, questa pagina illustra più di qualche cosa. Innanzitutto vi fa vedere il generale, che in questo caso non è un generale perché non abbiamo di generali. Quindi l'unità più forte prende il comando. In questo caso a me i samurai con katana, almeno credo. E qui vi dice il numero di uomini schierati, 579, 363. Vi dice il clan a cui appartiene, il clan Chosokabe Ribelli. Poi vi dice anche questa barra, vi fa vedere una barra forza del tuo esercito, cioè quella gialla è nostra, quella rossa è del nemico. Come si può vedere, quella gialla è di più, quindi abbiamo la probabilità di vincere. E ora ci sono tre opzioni: ritirata, che in questo caso non serve perché siamo noi più forti, combattimento sulla battaglia sul campo, quella che faccio di solito. E risolvi automaticamente della battaglia. Infatti, questa battaglia sarebbe un po' noiosa e quindi si potrebbe risolvere automaticamente col computer in 10 secondi neanche. Fa tutto il computer in 2 secondi, così è vinta la battaglia o persa. Io vi consiglio, se fate risolvi automaticamente, di salvare sempre la partita con un salvataggio rapido, perché non si sa mai. Io onestamente questo è l'ultimo turno che vi faccio vedere, poi farò altri gameplay più avanti, quindi voglio fare l'ultimo turno con l'ultima battaglia. Ok, il meteo mi sembra abbastanza buono, quindi iniziamo lo schieramento. In questa battaglia, come avete visto, non c'è stato proprio l'incitamento del generale, proprio perché non c'è un generale. Il nostro esercito è guidato così da soldati e basta, come l'esercito nemico. In questa battaglia ci basterà usare gli arcieri, credo. Comunque mandiamoli velocemente in avanti, mettiamo dietro i nostri samurai con katana. Sentite i tamburi mentre avanzano, figato. Vediamo un attimo l'esercito di nemico come è composto. Ah sì, è vero, soltanto da Shigaru con Yari. Sono anche abbastanza mal ridotti, come potete vedere. 58, 78. Il loro numero naturale è cioè, io ho messo esercito grandezza grande, quindi dovrebbero essere 120 il numero degli uomini. Sono un po' ridotti male. Che bello! Mi ero dimenticato che avevo anche le frecce infuocate, quindi come se non bastasse, c'ho pure le frecce infuocate. Allora, se qualcuno vuole un tutorial per come guidare l'esercito facilmente e tutto, io posso fare anche un tutorial, basta che me lo scrivete nei commenti. Vi faccio vedere come raggruppare le unità, quale raggruppamento utilizzare in un determinato caso e tutto, basta che me lo dite. Ci sono dei pulsanti speciali come CTRL M che vi fanno selezionare automaticamente gli arcieri in un secondo. Ok, ho attivato le frecce infuocate. Che figata. Potete vedere che il nemico va praticamente a fuoco. Ok, gli ho fatto talmente tante vittime che dovrei poter. Ah no, no, continuo, bello. Sto mandando proprio in fuga. Pensavo che dovevo intervenire con i samurai con katana, ma non ce n'è bisogno. Continuiamo la battaglia per eliminare tutti i ribelli. Poveretto, da solo. Ok, non ho la cavalleria per inseguire quel nemico, quindi va bene così. Ok,
Abbiamo fatto veramente tantissime kill. Dovrei aver eliminato l'esercito. In caso non l'avessi eliminato, attacchiamo di nuovo, non è quel problema. Infatti, come immaginavo, avrei scommesso tutto. Il nemico è riuscito a sopravvivere con quella unità che è riuscita a scappare. Ecco, in questo caso non ho nessuna intenzione di combattere sul campo di battaglia, quindi risolviamo automaticamente. Guardate cosa succede. Vittoria eroica. Quindi si è risolto tutto in una frazione di secondi. Ho eliminato il clan ribelle. Le unità mi sono salite di grado, come potete vedere, una addirittura 2 gradi. Ok, per il momento possiamo passare il turno.